20 gennaio, oggi è San Sebastiano Martire, un santo preclaro, famosissimo, molto rappresentato nell'arte a motivo della particolarità del suo martirio. Fu legato a un albero o a un palo e fu fatto bersaglio delle frecce degli arcieri. Così viene raccontato il primo martirio di questo campione della fede, perché si raccontano di lui due martiri, come diremo. Innanzitutto dobbiamo dire che la testimonianza della sua esistenza e del suo culto è antica e sicura. Si parla di lui nella cosiddetta Depositio Martyrum e già alla metà del IV secolo la festa, la commemorazione del suo martirio era fissata al 20 di gennaio, che era il giorno appunto della sua morte. Ma poi ne parla addirittura Sant'Ambrogio nel suo commento al Salmo 118 e ci dà delle notizie preziose su di lui. Ci dice innanzitutto che egli era milanese. In realtà ci dà anche l'informazione che il padre era di Narbona, nel sud della Francia, la madre milanese, e che egli crebbe a Milano e intraprese la carriera militare in un periodo di relativa calma per i cristiani. E questo periodo noi lo possiamo individuare intorno al 260 d.C., quando l'imperatore Gallieno emise un editto che lasciava tranquilli i cristiani, sebbene i cristiani non erano riconosciuti, tuttavia erano lasciati liberi di fare culto e di fare opere di carità, relativamente liberi. E in questo contesto Sebastiano si trasferisce da Milano a Roma, alla capitale dell'impero, e qui brucia le tappe della carriera militare, diventando addirittura tribuno della prima coorte, e cioè come facente parte della guardia personale dell'imperatore, come i nostri corazzieri, potremmo dire. E in questa funzione importante egli aveva modo di, con molta discrezione, di occuparsi anche degli interessi del regno di Dio, di fare apostolato, di far sì che quando c'era qualche cristiano in difficoltà, magari perché mandato a processo a motivo della sua fede, egli poteva intervenire. Non solo, ma quando poi ricominciarono le persecuzioni sotto Diocleziano, egli con molta discrezione poté far sì che i corpi dei martiri potessero essere agevolmente sepolti, naturalmente all'insaputa dell'imperatore Diocleziano, che non si aspettava di avere persino tra i suoi fedeli soldati, le sue guardie del corpo, potremmo dire, dei seguaci della religione tanto odiata e abborrita che era il cristianesimo. Ecco, però avvenne un episodio che costrinse in un certo senso Sebastiano a venire allo scoperto, e cioè l'arresto sotto Diocleziano di due fratelli di sangue, ambedue cristiani, che si chiamavano Marco e Marcellino. Ora, loro avevano dalla legge romana la possibilità di poter ritrattare la fede cristiana. In questo caso avrebbero avuto la salvezza della vita, la vita salvata. E però, in questo periodo, in questo tempo, in questo mese che venne loro concesso, il padre di questi due e altri cercavano forsennatamente
di portarli all'apostasia, cioè al rinnegamento della fede cristiana. A questo punto, quando vide che i due fratelli stavano cedendo, Sebastiano intervenne e li spronò ad essere saldi nella fede. Questo non poté rimanere nascosto. E non poté rimanere nascosto non solo, ma fu visto anche da una donna che era moglie di un altro tribuno, un certo Nicostrato. Questa donna si chiamava Zoe e aveva avuto una malattia alla gola che la rendeva muta da 6 anni. Quando Sebastiano parlava con i due fratelli, si illuminò di una luce mistica, misteriosa, per cui lei fu come spaventata. Sebastiano la benedisse, fece un segno di croce alla gola ed ella guarì. E in seguito, tanto lei che il marito, tanto Zoe che Nicostrato, chiesero il battesimo. Ottenuto il battesimo, l'imperatore fece arrestare Sebastiano e lo sottopose al supplizio che tutti conosciamo, che è rappresentato tante volte anche nell'arte della pittura, cioè questo corpo seminudo fatto oggetto delle frecce, che poi divennero simboli anche delle pustole della peste, fecero sì che egli divenisse patrono di tutto ciò che attiene ai corpi pungenti, in un certo senso. Creduto morto, fu abbandonato in campagna, ma una donna cristiana lo raccolse e lui, vestito ancora da soldato, osò sfidare l'imperatore Diocleziano, mentre egli saliva ad adorare gli idoli nella festa del sole invitto. Allora l'imperatore lo fece bastonare a morte e lo fece buttare nella cloaca massima. Raccolto dalla cloaca, Sebastiano era morto oramai e fu sepolto in quelle che sono le attuali catacombe di San Sebastiano, per poi venire il suo corpo diviso per devozione un po' in tutta la cristianità. La maggior parte del suo corpo attualmente si trova nella chiesa dei Santi Quattro Coronati. San Sebastiano, martire intrepido, campione della fede, uomo di carità, uno che incoraggiava i vacillanti, intercedi per noi.